decima edizione di Libero Cinema in Libera Terra, la carovana di cinema contro le mafie. All'interno della selezione di quest'anno ci sono alcuni grandi classici del cinema italiano, come Le mani sulla città di Francesco Rosi, che certamente non ha perso di attualità a 50 anni di distanza. La caratteristica forse della selezione di quest'anno è il fatto che sia stata vista e voluta da tutti noi come una selezione condivisa con gli operatori che in questi 10 anni hanno costruito la carovana insieme a noi. Un cinema che ponga domande, interrogativi, dubbi, che non ci lasci un pensiero che è un qualcosa d'altro, ma qualcosa che c'è vicino, diventa importante e fondamentale. Abbiamo avuto alcuni film che hanno graffiato nelle coscienze, che hanno stimolato anche le persone a mettersi in gioco, a impegnarsi, a prendere coscienza che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi e che noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. Allora l'arte, il cinema hanno una forza grande. Abbiamo avuto dei grandi registi nel passato, ma anche recenti, che ci hanno dato una mano a fare tutto questo. La cultura è fondamentale, dalla sveglia delle coscienze. La cultura ti dà quella conoscenza, quella consapevolezza per essere persone più responsabili. La cultura e la responsabilità sono indivisibili. Il cinema lo porta al cinema dove non c'è la possibilità di vedere il cinema, e dove c'è questa possibilità però viene visto male, senza collocazione, senza contesto, senza spiegazione, perché anche il cinema va spiegato come un libro, e prima di metterlo in mano a qualcuno devi averlo letto, conoscerlo e dire perché quel libro gli sarà utile leggerlo, perché rappresenterà, parlerà di lui stesso, e questo è importante. E il cinema anche può essere visto in tanti modi, quindi Cinemovel sicuramente è un modo di capire di più se stessi oltre che il cinema. Il male bisogna chiamarlo per nome, bisogna riconoscerlo, bisogna definirlo, bisogna gridarlo. Mafia è mafia, la mafia ci impoverisce tutti. La mafia crea un danno alla società, ma crea un danno anche alle persone. Io non posso dimenticare quando nel 1900 Don Luigi Sturzo nel 1900 disse che la mafia aveva i piedi in Sicilia, ma forse la testa a Roma. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda!